di oggi vi volevo far vedere questo punto fantasia, ed è un punto fantasia con un punto passato e poi allungato. È un punto che potete utilizzare anche per dei maglioni. Invece di utilizzare le trecce, potete fare, che ne so, un centrale, questo qui, tre di questi, per una sciarpa anche. Non so se si vede bene il disegno. Chiaramente non è double face, e ha un dritto e un rovescio, ed è un multiplo di 3 su 4 ferri. E vi lascio al tutorial. Ciao a tutti, iniziamo questo nuovo tutorial con un punto fantasia passato, molto semplice, ed è un punto multiplo, multiplo di 3 più 2, ovviamente, che sarà il vivagno. Quindi monteremo 21 maglie, 21 maglie come al solito. Ecco qui, scusate, no, la prima montiamola così, così non ci sfugge. Ecco qua. Montiamo 21 maglie, montatele voi come siete abituate di norma o come preferite che vi viene meglio la lavorazione. Io le monto così perché non c'è bisogno di stare a calcolare tutto il filo che servirà poi per fare le maglie. Ok, quindi abbiamo detto 21 maglie. Le 21 maglie, facciamo anche le due maglie per il vivagno, quindi una e due, e cominciamo il nostro punto. Dobbiamo fare adesso il primo ferro, sarà tutto al dritto, e il secondo ferro tutto al rovescio. Infatti i primi due ferri, uno al dritto, uno al dritto e uno al rovescio, iniziamo a fare questo punto fantasia. Contiamo 3 maglie, 3 maglie, nella prima della quarta, quindi tra la terza e la quarta mettiamo il ferro e lavoriamo, tiriamo così, lo allarghiamo il punto e poi lavoriamo queste 3 maglie al dritto, una, 2 e 3. Di nuovo inseriamo il nostro ferro all'interno, andiamo a lavorare, tiriamo il punto e poi lavoriamo le 3 maglie, una, 2 e 3. E così per tutto il ferro, quindi ancora 3. Mettiamo, tiriamo fuori, allarghiamo, sempre un po' lento, eh? Non fate stretto, sennò viene tutto arricciato. 3, ok, finiamo questa lavorazione, molto facile, eh? Non, niente di... Questo è carino per le sciarpe, per una copertina da bambini, ma poi a fantasia ognuno alla propria. Ok, poi ancora così tiriamo, ecco, uno, questo punto fantasia viene lavorato su 4 ferri. Poi viene ripetuto, quindi facciamo gli ultimi 3, così, 1, 2 e 3, e l'ultimo lo lavoriamo il vivagno. Ecco fatto. Non so se adesso non si comincia a vedere bene, adesso si vedrà con la prossima lavorazione. Il rovescio, come va fatto? Dato che inserendo dentro il ferro e lavorando una maglia, questa qui è una maglia allungata, abbiamo chiaramente cresciuto le maglie, che non saranno più 21 più i vivagni, ma saranno diventati di più. Adesso che facciamo? Facciamo così. Allora, il primo è il vivagno e lo passiamo. Queste le lavoriamo al rovescio, quindi le 1,
due al rovescio e la terza e la maglia passata le lavoreremo insieme ed ecco che così torneranno le maglie 21, 1 e 2, queste due insieme. Molto facile questo punto, semplice, si lavora bene. Ecco qui. Le ultime insieme. Ecco. Ho finito i quattro ferri che riguardano il punto fantasia. Quindi adesso riprenderemo dall'inizio. Faremo il primo ferro al dritto, il secondo al rovescio e poi riprenderemo questo disegno. Allora, ho fatto un ferro al dritto ed uno al rovescio e adesso riprendiamo con il disegno. Quindi una maglia di vivagno, alla terza maglia facciamo una maglia allungata, così lasciamo bella morbida e poi le solite tre maglie al dritto. Di nuovo facciamo una maglia allungata. E 3 maglie al dritto, 1, 2 e 3, così fino a tutta la fine del ferro. Quindi facciamo adesso le ultime 3, l'ultima maglia allungata, facendo così, allungatela un po', non mi voglio ripetere, ma è importante perché altrimenti viene troppo fitto fitto e poi rimangono dei buchetti. Ok, questo è il terzo ferro, diciamo così, del disegno. Ora facciamo il quarto. Il quarto ferro, così, va fatto al rovescio, quindi una, due, e le ultime due le lavoriamo insieme. Lavoriamo insieme sia la maglia allungata che la maglia al rovescio. Quindi uno e due. Ecco qui. Poi ancora una e due. Ecco. E ancora una e due. Volevo far vedere come viene, molto carino, molto semplice, anche per un maglioncino di bambini, perché è semplice e corre veloce e non è noioso, nel senso lavorare un dritto rovescio è veramente noioso. Ecco qua, spero che si veda bene. Adesso farò io qualche altro ferro per potervi mettere la foto all'inizio del tutorial. Vi saluto, grazie per l'attenzione che avete sempre nei miei confronti. Iscrivetevi al mio canale se vi piace la mia lavorazione e come spiego. E lasciate i commenti e anche un like. Voglio troppo, lo so, abituatevi. Ciao a tutti.